Eccoci, allora siamo alla Betone, qua dietro si vedono le piste da sci, purtroppo sono in un parcheggio, beh no, io sono un parcheggio bianco, sono un po' fuori sagoma, però ci sono i parcheggi blu, cosa veramente terribile, l'antiturismo per eccellenza, però a quanto pare in Italia pensano di fare i soldi così, cioè che cazzo metti in una località di sci, località sciistica dove il giornaliero costerà 50 euro, mi metti parcheggio a pagamento. Vabbè, contenti loro. Comunque, sembra esserci un bel dislivello e anche delle belle pendenze. Mi piacerebbe il prossimo anno, se a quanto pare è vero, toglieranno tutti i vari discorsi. E mi piacerebbe fare un giretto di un paio di settimane in queste zone, a provare tutte queste più o meno grandi o piccole località sciistiche. Beh, c'è un po' troppo cemento per i miei gusti, però il panorama non è male. Mi fermo qua perché devo lavorare un pochettino, devo montare un paio di video e ne approfitto perché qui c'è 3G, 4G, 3 tacche su 4 e quindi posso scaricare musica, rispondere alle mail, eccetera, eccetera, tramite hotspot. Fiatone da ottantenne. Qualcuno di voi si sarà chiesto: ma come fai a lavorare? Allora, ho messo il pannello solare. Qui c'è la batteria che viene ricaricata, qui ho messo un telo così riesco a montare video al buio, qui mi sono fatto il mio angolo per stare al calduccio, lì il computer stavo rispondendo delle mail e ho montato due video, in realtà una parte l'avevo già montata, però boh, sono sempre colpito, pur avendo il computer da 2 o 3 settimane dai tempi, ho esportato un video lungo 13 minuti in 4K. Peso totale circa 2 giga in 4 minuti e mezzo, quindi spettacolare. Ne ho già montati due, adesso mangio e poi ne monto un altro così. C'è un'ottima linea, ci sono 30 mbps in upload, quindi carico video da 2 giga in 10 minuti e un quarto d'ora. Ne approfitto così posso programmare i video per i prossimi giorni. Piccola nota tecnica per chi si chiedesse: ma come fai a lavorare? Così. Anche perché se mi affido alla connessione che c'è altrove, come nei giorni passati, è veramente una tragedia perché c'è una linea veramente lentissima. Invece qua è veloce e ne approfitto. Minchia raga, i zingiri! Prima che si staccasse si consumasse, finisse la batteria della GoPro, stavo dicendo che mi sto facendo un piatto di pasta. Al sugo. Quando ero ciofane, mi compravo questi sughi che sono molto buoni. Attenzione, sponsorizzata Star, dove non mi pagano manco il sugo. E boh, guardate che campo zingari! Perché è uscito un po' di sole, cioè prima, adesso no. Quindi ho girato il pannello e poi ho messo ad asciugare la tenda che era tutta bagnata. Anche questo asciugamano, vabbè, questo in realtà è abbastanza asciutto, però vediamo. Guardate l'ufficio mobile, eh? Altro che scrivania, sedia, cazzi. Qua, così. Quanto è quotata la GoPro che cade? Allora, non guardate i mix che faccio, ma ho ancora del pesto, che secondo me è scaduto, è andato a male da un... Cioè, no, scaduto no, ma è andato a male. Ma vabbè. E poi... Ma non devi fare così, fermo. E poi... Una tonnellata e mezza di sugo. Perché sì. Perché c'è solo sugo qua. Manca la pasta. Ma raga. Direzione Colle Arcana o una roba del genere. Questa sera danno tipo neve.
Passato per un paesino sperduto e ho incontrato dei ragazzi e uno di questi mi segue e allora mi ha salutato, accento toscano, mi sono subito reso conto di essere in Toscana, è bellissimo l'accento toscano e niente, ho detto dai prendo due birre, ci vediamo sopra qui fuori strada e ho iniziato ad andare perché tanto sono lento come una lumaca, però dai figo, ci sta. Scendi, ci scenda. Ferma un attimo, un attimo.
escursione a... Va dritto questo. Madò. Ma c'è, ma c'è ancora tanto, eh. Vieni, ah, vieni qui un po' avanti con la mia, che trovi lì. Oh merda. Aspetta, aspetta. Tu sei malato. Ma sei fuori. Porca merda. Oh, ma fuori. Ancora non l'hai. E ancora un po' prima di salire. Che spettacolo. Che spettacolo. Porca troia. Non mi piacciono i laterali, mi cago addosso. Questi tre ragazzi avevano dei patrol GR, figo, mi ha fatto vedere un po' di twist, c'eri un po' di passaggi così,
Mi hanno anche consigliato un posto fighissimo dove dormire. All'inizio mi hanno detto di andare a Croce Arcana, che era il posto dove avevo intenzione di andare. Purtroppo per oggi il tempo fa veramente cagare. Lì, se non sbaglio, è 1800, tirava un sacco di vento. A un certo punto ho iniziato a grandinare. Cioè, sinceramente, di prendermi sto tempo di merda anche, no? Siamo scesi da sto lato, che insomma il colle segna il confine tra Emilia e Toscana. Da questo lato qua, dove sono adesso, siamo in Emilia. E purtroppo però c'è una bellissima area attrezzata per fare un falò e tutto, però c'è un tempo veramente di merda e non ho voglia. E molto probabilmente questa sera dormirò all'interno del mezzo. Non che farà più caldo, però almeno non devo montare la tenda, che è una rottura di palle, tanto tutta bagnata, non c'ho cazzo. E scendo con la speranza di trovare un tempo migliore. Boh, non lo so. Vedremo. Dai, tanto consuma poco e posso fare un po' di chilometri. Questo rutto è per... alla fine non ho chiesto i nomi perché... tanto non me li sarei ricordati, scusate. Raga, vabbè. Comunque sono stati veramente molto gentili. Abbiamo bevuto una birra insieme e tornerò in queste zone per vederle con un meteo migliore, magari in piena estate con il caldo della pianura. Potrebbe starci. Sempre bello comunque fare degli incontri così, e c'è anche bella gente in giro. Eccomi, sto cucinando, no, in realtà questo è solo per scaldarmi un pochettino, anche se non fa freddissimo, ci sono tipo 10 gradi. Sono arrivato in un paesino che si chiama Marzabotto, non mi fa un po' ridere, ma niente. Ho guidato un'oretta e 20 prima, e guidare un'ora e 20 questo mostro è veramente stancante. Sembra di aver fatto 6 ore col Ducatone, però sono arrivato in questo posticino non male. Ho fatto un po' di difficoltà a piantare i picchetti perché il terreno è molto duro. Mi sono accorto che devo comprare dei picchetti nuovi, decenti, perché uno ne ho pochi e quelli che ho sono marci. Quindi rimedierò, prossimo acquisto. E niente, ci vediamo domani. Io adesso vado a cenare con un risotto un po' marcio. Ciao.